E quando sono le 9:17 in questo lunedì mattina vogliamo parlare di mobilità sostenibile. Ci colleghiamo con Valerio Montieri, consigliere nazionale della FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Buongiorno Montieri e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, la bicicletta fa bene alla salute e all'umore, riduce i costi della mobilità e dell'inquinamento, dà spazio alle persone. Questo in sintesi potremmo dire essere il motto della FIAB, appunto la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che promuove proprio l'uso di questo mezzo. In che modo, Montieri? Allora, dobbiamo innanzitutto fare un salto culturale, dobbiamo trasformare la bicicletta da problema in soluzione. La bicicletta è sicuramente una soluzione per la mobilità cittadina, per gli spostamenti di breve e medio raggio, non inquina, occupa pochissimo spazio, ci fa fare quel minimo di movimento quotidiano che fa benissimo alla nostra salute. Sappiamo che l'Italia e in particolare i bambini delle ultime generazioni hanno dei grossi problemi, per esempio, di obesità, Certo. perché fanno pochissimo movimento e quindi ci aiuta negli spostamenti quotidiani e ci fa stare fisicamente anche molto meglio. Ecco, io vorrei adesso, come dire, toccare un argomento abbastanza drammatico perché sono 127 i ciclisti morti in un incidente stradale in Italia dall'inizio dell'anno e sono veramente tanti. L'ultimo, a causa della quale ha perso la vita una giovane di 29 anni a Milano e ha riacceso proprio questo problema, questa questione di sicurezza di ciclisti e pedoni. E, potremmo dire che è necessario intervenire urgentemente per aumentare la sicurezza degli utenti della strada, partendo dalla moderazione della velocità, per arrivare poi dove? Cosa sono gli altri passi da compiere? Assolutamente. L'urgenza noi ovviamente come associazione la sentiamo da tanti anni. Abbiamo spesso lanciato gridi di allarme, di Sì. allerta, poco ascoltati in verità, abbastanza ascoltati a livello locale, meno a livello nazionale. Io credo che innanzitutto bisogna considerare che la sicurezza stradale è un problema nazionale che riguarda i ciclisti, i pedoni, ma tantissimo anche gli automobilisti. Alla fine dell'anno arriviamo a 250-200 ciclisti uccisi, 400 pedoni, ma il totale dei morti in strada è attorno ai 3.300-3.500 morti all'anno. Quindi è un problema che riguarda tutti i mezzi, a partire, ahimè, dalla velocità. Siamo intossicati un po' dalla cultura della velocità, basta vedere una qualsiasi pubblicità automobilistica e quindi questo ci porta a guidare soprattutto i mezzi ingombranti, pesanti, ma anche le nostre utilitarie in maniera scorretta. Quindi la prima cosa da dire è: sicuramente nei nostri centri storici, nei nostri centri abitati, riduzione seria della mobilità fatta con degli elementi anche fisici sulla strada si può fare. Le nazioni che l'hanno scelto stanno andando benissimo e non parlo solo del Nord Europa, ma ormai c'è una campagna importantissima in Spagna sulla velocità e sulla distanza, diciamo, sul rispetto dei ciclisti Sì. quando vengono superati, che sta portando grandissimi benefici in tutte le città. In Francia stanno facendo grandissimi interventi, per cui è assolutamente venuto il momento anche da noi per creare da una parte delle reti ciclabili continue ed efficienti dove è possibile e nei centri storici sicuramente guidare in maniera prudente da parte di tutti. È chiaro che il mezzo più grande deve stare attento a chi guida, il mezzo più grande deve stare attento a quello più piccolo, quindi il camion stare attento all'automobile, le automobili alle biciclette, i ciclisti sicuramente ai pedoni e così via. Per cui va veramente creato, io credo, un patto di convivenza tra tutti gli utenti della strada. Quello Esatto. che mi spiace vedere in questo momento è proprio invece una contrapposizione che non porta da nessuna parte, perché siamo tutti
pedoni, ciclisti, automobilisti, utilizzatori del trasporto pubblico nelle varie fasi della giornata e della nostra vita. Ha detto bene Montieri, patto di convivenza, perché a volte l'automobilista è infastidito dal pedone, il pedone è infastidito dal ciclista, chi guida è infastidito a sua volta dal ciclista, insomma invece patto di convivenza pacifica, aggiungerei, è proprio il... Esatto. Ci mancherebbe. Allora, cambia stile, va in bici, è in arrivo dal 16 al 22 settembre la settimana europea della mobilità, che quest'anno assume un significato particolare perché, lo possiamo dire Montieri, invece di incentivare l'uso della bici, recentemente sembra appunto che avvenga il contrario, abbiamo anche scherzato un po' su parlando di convivenza pacifica. Esatto, anche devo dire le cose che si sentono un po' a livello diciamo istituzionale stanno andando verso una regolarizzazione che non so a cosa possa portare sinceramente. Allora secondo me le regole ci sono, vanno fatte rispettare da parte di tutti, nessuno si deve sentire escluso assolutamente, ma va sempre pensato appunto che chi guida un mezzo che è, io ho una piccola utilitaria, ho scoperto che pesa 1 tonnellata e 1 quintale, ci mette 100 metri per frenare e quindi è chiaro che quando la uso devo avere un'accortezza particolare. Il tema della settimana della mobilità, infatti, quest'anno viene poca voglia di in qualche modo festeggiare, se non pensando, per esempio, che sta crescendo, a mio parere, una generazione di giovani che ha capito già queste cose, che sta utilizzando in maniera molto libera tutti i mezzi dello sharing, specialmente nelle città, per i quali la bicicletta è stata in qualche modo sdoganata, no? Quando eravamo giovani noi, chi aveva la bici e non aveva il motorino o la macchina subito a 18 anni era, permettetemi la parola, un po' sfigato, no? un po' di serie D. Adesso devo dire invece c'è grandissima attenzione, i giovani per esempio non fanno la patente prestissimo, la fanno con molta più calma, cioè è tutto un modo di muoversi a mio parere intelligente, che utilizzerà la macchina quando è necessaria e tutti gli altri mezzi di trasporto quando sono più utili, per esempio nelle nostre splendide città che vengono veramente ormai un po' troppo affollate di automobili, stiamo anche perdendo la bellezza delle nostre città in questo senso. Ha ragione, anche nelle città piccole si ha come l'impressione di essere sempre bloccati nel traffico, quindi è come se si vivesse in una grande metropoli. Abbiamo fatto, grazie alla nostra regia, abbiamo mostrato in apertura anche il sito della FIAB. Quali sono le vostre attività? Ci sono dei progetti interessanti in corso? Come fare per sostenervi? Che cosa fa la FIAB fondamentalmente? Ecco. Ecco, la FIAB appunto promuove la bicicletta nei due grandi settori che sono la mobilità quotidiana e quindi è quella diciamo di cui abbiamo parlato oggi, importantissima per la qualità della nostra vita, e il cicloturismo, che è un altro elemento importantissimo per la nostra economia. Gli europei hanno voglia di venire a pedalare in Italia e sono veramente un bacino importantissimo, quindi la FIAB sta promuovendo i percorsi ciclabili, anche diciamo quelli da mettere un pochettino in linea e da collegare fra di loro, partecipa ai tavoli ministeriali per questi percorsi e sta per esempio promuovendo nelle città un'iniziativa che io trovo molto interessante, che è Comuni Ciclabili, praticamente una sorta di bandiera della ciclabilità data ai comuni più virtuosi attraverso degli smile che sono la stilizzazione della bicicletta. Partiamo da uno smile fino a 5 a seconda del livello di ciclabilità dei vari comuni ed è un modo per accompagnare di anno in anno l'evoluzione della ciclabilità nei vari comuni e per dare anche supporto in qualche modo culturale a quei sindaci, a quegli assessori, a quei tecnici che credono a queste scelte e che ovviamente devono anche fare i conti con una opinione pubblica che va in qualche modo compresa, guidata e aiutata in questi cambiamenti.
Montieri, posso chiederle se lei va in bicicletta? Domanda scontata, immagino. Assolutamente sì, è nato prima il mio amore per la bicicletta. Io dico sempre: una grandissima fortuna, perché poi lo faccio anche professionalmente di occuparmi di bicicletta, quindi ha segnato, segna continuamente la mia vita e la mia giornata in maniera molto positiva. Ecco, allora ci dà un consiglio per appassionarsi, appassionarci a questo mezzo? Secondo me bisogna lasciarsi stupire dalla libertà che ti dà questo mezzo e da quanto bene fa alla tua salute, al tuo umore quotidiano. C'è stato un periodo in cui io usavo ancora un pochino lo scooter, un pochino la bici, e mia moglie, quando tornavo a casa, vedeva dalla mia faccia se avevo usato la bicicletta o se avevo usato lo scooter. Se ero incattivito, avevo usato lo scooter, se ero un pochettino più sereno, avevo sicuramente usato la bicicletta. Ma è davvero un esercizio anche per staccare, per pensare in maniera più tranquilla alle cose che ti succedono durante la giornata. Anche per meditare, potremmo dire. Quindi assolutamente, guardi, le faccio solo una battuta. Sono stato in Germania, lungo la Mosella, quest'estate, e una cosa che ho notato: lì hanno messo tantissime panchine lungo il percorso. I tedeschi appoggiano la bici, si siedono sulla panchina e guardano il panorama e meditano. Io ne ho visti a decine e mi hanno sorpreso. Ho trovato che sia un esercizio strepitoso proprio. Posso rubarle un altro consiglio? Assolutamente. Ci consiglia una pista ciclabile europea da non perdere? Un percorso anche... Mamma mia, europea, allora comincio a dirvene una italiana, italo-europea, sì. Nel senso l'Alpe Adria è una ciclabile bellissima che parte dall'Austria e arriva fino a Grado nel nostro mare Adriatico. Strepitosa, fatela assolutamente. Facilità? Poi vabbè... È facile? È facile. Praticamente se la fai dall'Austria al mare è in discesa, quindi perfetto. È perfetta. 4-5 giorni, l'ospitalità è molto buona, si percorrono le vecchie ferrovie dismesse, quindi degli elementi sia naturali che storici, fantastici. E poi c'è il Danubio, appunto la Mosella. In Italia ci sono anche non lunghissime ma bellissime ciclabili, come la Costa dei Trabocchi, la Costa dei Fiori, una serie di progetti che si stanno sviluppando. Venite anche sul nostro sito di FIAB, che rimanda, vi consiglio il sito Bicitalia, che ha proprio la planimetria delle ciclabili e una serie di idee per le vostre fine settimana e vacanze strepitose. Che bello, che meraviglia. Montieri, ho come l'impressione che torneremo a collegarci con lei, con la FIAB, perché vogliamo in qualche modo essere un po', ecco, continuare a parlare di questo argomento, anche far appassionare i nostri telespettatori a questo mezzo spettacolare che è la bicicletta. Quindi torneremo a bussare alla vostra porta. A totale disposizione, vi ringrazio molto. Grazie, io ringrazio lei per la disponibilità, la competenza e la simpatia. Valerio Montieri, consigliere nazionale FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie, alla prossima occasione. Buona giornata e buon lavoro. E allora, davvero ci è venuta voglia di fare un bel giro in bicicletta. E allora, noi adesso ci fermiamo e andiamo in pubblicità e poi torneremo insieme per ascoltare le parole di Papa Francesco.